un'ora e mezza a dialogare, raccontando un paese che il Papa ha visitato nel settembre 2014 ed ascoltando suggerimenti e consigli del Pontefice. Questa l'udienza di Francesco ai Vescovi dell'Albania in visita ad Limina, una chiesa la loro con un passato di sofferenza per i 50 anni di dittatura comunista che oggi può vivere, ha esortato il Papa, sull'esempio dei 38 martiri del regime che pagarono con la vita la fedeltà a Cristo e che sono stati beatificati nel novembre scorso. Monsignor Angelo Massafra, arcivescovo di Scutari e presidente della Conferenza Episcopale Albanese, ricorda proprio la visita del pontefice a Tirana, quando Francesco sperimentò il dolore di quella terra attraverso la testimonianza di un sacerdote che sotto il comunismo fu incarcerato, torturato, costretto ai lavori forzati, Don Ernest Simoni, oggi cardinale. Lui è rimasto straordinariamente toccato nel venire in Albania e nell'abbracciare Don Ernesto che è stato in carcere, nell'abbracciare quella suora che è stata in una povertà, per cui di evangelizzare, di non stancarsi mai e di collaborare uniti, perché in questo modo possiamo evangelizzare secondo i nostri martiri e quelli di farli parlare, e noi questo stiamo facendo, di annunciare alla gente, di farli conoscere. L'Albania vive un momento particolare. Nei prossimi giorni si terranno le elezioni politiche per le quali si sono registrati contrasti e tensioni, come spiega Monsignor Massafra. C'erano problemi, l'opposizione non accettava le condizioni che dava il governo e quindi c'erano grossi rischi. Allora abbiamo spinto perché insieme, cattolici, ortodossi, musulmani, sunniti, ebertasci ed evangelici, facessimo una dichiarazione. Proprio in estremi siamo riusciti, è stata una cosa molto bella perché i fedeli albanesi, gli albanesi aspettano da noi responsabili delle fedi una parola buona, una parola giusta, una parola forte per scuoterli. Noi abbiamo detto che bisogna fare rispettare le idee, bisogna, anche se bisogna dimostrare socialmente o politicamente le proprie idee, non bisogna fare danni, non bisogna fare distruzioni, e poi abbiamo ricordato che per le votazioni bisogna stare attenti a non vendere, a non comprare voti, e quindi a decriminalizzare la politica. Ritrovata la libertà religiosa nei primi anni 90, la Chiesa oggi fa fronte all'insufficienza di mezzi economici e di infrastrutture che, pur se migliorate, risultano ancora inadeguate per raggiungere le comunità cristiane residenti in zone del paese impraticabili, soprattutto d'inverno. Nel colloquio col Papa, inoltre, è stato evidenziato il calo delle vocazioni, ma è stata sottolineata anche la tenuta della fede in Albania, nonostante la secolarizzazione. Mentre noi dicevamo al Papa le cose belle, lui ci dava qualche consiglio, qualche suggerimento. In questo modo abbiamo parlato del seminario, questo seminario che in diocesano diceva che bisogna stare attenti, formarli attenti allo spirito del mondo. Su questo ha insistito molto, attenti allo spirito mondano che può rovinare i vescovi, i sacerdoti, il clero. E quindi se un sacerdote, un vescovo vive di spirito mondano, lo si vede, è chiaro, non può attirare vocazioni, per cui ci vuole coerenza, fedeltà, gioiosità, felicità, perché se un sacerdote mostra queste realtà che vive, se uno è contento dentro non può non mostrarlo dal volto, quindi questo non può non attirare altre vocazioni.